Buongiorno, bentrovati, buon martedì 25 gennaio. Oggi nella liturgia cattolica si ricorda la conversione di San Paolo e concludiamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Paolo, da persecutore accanito della Chiesa, diventò fedelissimo apostolo di Gesù perché incontrò Gesù risorto sulla via di Damasco e l'incontro con il risorto gli cambiò completamente la vita. Questo episodio così importante è raccontato per ben 3 volte negli Atti degli Apostoli ed è quello che ricordiamo oggi. Ascoltiamo il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse al Signore Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, fratelli o sorelle, o padre o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Pietro pone questa domanda a Gesù dopo che il giovane ricco se n'è andato. Egli se n'è andato perché non ha voluto lasciare tutto per seguire il Signore. Ed ecco allora che Pietro pone questa domanda: noi che avremo in cambio? Ed ecco che Gesù propone, risponde che alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. San Paolo scriverà in una sua lettera: non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Sì, i santi parteciperanno alla gloria di Cristo risorto e con lui giudicheranno il mondo. San Paolo stesso, che dapprima perseguitava la nostra fede perché non credeva in Cristo e nella sua resurrezione, dopo aver incontrato Gesù risorto, ha tutto considerato spazzatura, quello che non era Cristo, e quindi la sua giustizia secondo la legge, il suo essere un fariseo rigoroso, tutto quello che era la sua vita, tutto questo ha rifiutato per diventare discepolo di Cristo, per amare Cristo. La cosa più importante per Paolo è diventato l'amore di Cristo. Amare Cristo sopra ogni cosa è diventato lo scopo della sua esistenza. Chiediamo anche noi la grazia di amare Cristo, perché Egli ci ama. Perché, come dice ancora l'Apostolo Paolo, Egli ci ha amati per primo, Egli mi ama, Egli ha dato la sua vita per me. Egli è morto per i peccatori, dei quali il primo sono io, dice ancora l'Apostolo Paolo. Chiediamo la grazia di comprendere in profondità questa verità, di capire quanto Cristo ci ama, fino a dar la vita per noi. E di amarlo anche noi, con lo stesso zelo, con la stessa passione, con lo stesso desiderio di evangelizzare che fu nell'Apostolo Paolo. Egli interceda per noi e ci doni di diventare testimoni coerenti e coraggiosi del Vangelo di salvezza, testimoni coerenti e coraggiosi della morte e risurrezione di Cristo nostro Signore. Anche in questa giornata preghiamo per l'unità dei cristiani, perché amando Cristo ritrovino il cammino per la perfetta unità. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.